Buongiorno a tutti e a tutti. E intanto grazie per essere qui, grazie a Beatrice per il lavoro che fa sempre con minuziosa interesse e sensibilità nei confronti dei territori, dei nostri comitati e anche per insomma, il sostegno che dà alla campagna che abbiamo lanciato da più o meno un anno, che è quella di Possibile LGBT, che coinvolge tanti territori, che coinvolge tanti comitati diversi e io sono felice di questo perché il nostro partito nasce dall'elaborazione di campagne tematiche, da un progressivo momento di condivisione di temi e di proposte e io vorrei veramente ringraziare le persone che in questi mesi hanno supportato me, hanno supportato la campagna e si spendono ogni giorno per fare anche un lavoro minuzioso di copertura territoriale perché come vedete anche dalle cronache, i temi dei diritti, della parità di genere e dell'uguaglianza in generale sono sulla cronaca quotidiana e quindi il nostro impegno è veramente quello alla ricerca di una copertura anche territoriale per far vedere che noi ci siamo, siamo presenti e vogliamo essere al fianco delle persone che ogni giorno si battono contro le discriminazioni e promuovono un'idea diversa di società. Anche perché poi firmamento è questo. Quando noi abbiamo deciso di lanciare questa piattaforma, questi punti tematici, abbiamo lanciato volutamente, diciamo, degli spunti di riflessione che dovevano poi essere coltivati dal livello territoriale fino a quello nazionale. Quello che abbiamo lanciato è una sfida al futuro, un futuro che deve essere inclusivo, sicuro, libero per tutte e tutti, che deve passare dal riconoscimento dei diritti, dell'uguaglianza, dall'abrogazione di norme sbagliate, da quella dei decreti di sicurezza, agli accordi con la Libia, all'inversione di tendenza verso quelle che sono proposte che rincorrono sempre l'emergenza e che poi non guardano invece al fatto che non si può rincorrere e cercare di mettere sempre delle toppe a quelle che sono le cose che leggiamo sui giornali o le emergenze. Serve un piano strutturale, una rinascita culturale, sociale e politica di questo paese. Viviamo un periodo dove l'odio divampa, lo leggiamo ogni giorno sulla stampa, lo vediamo da rappresentanti politici che oramai non si vergognano nemmeno più di quello che per una volta poteva essere un pudore anche istituzionale, di non mettersi, diciamo così, mettere in piazza discussioni che di solito si fanno nei bar e non si dovrebbero nemmeno fare lì. In questi anni noi abbiamo fatto una scelta di campo, quella per cui la battaglia su questi temi, la battaglia dell'uguale che abbiamo messo sul nostro simbolo, non è una battaglia tra le tanti, è la battaglia, quella che per noi è identitaria e riconoscibile, quella per la quale ogni giorno ci mettiamo le nostre facce sui territori e a livello nazionale. Quello che diciamo oggi e quello che abbiamo detto con firmamento è che non è più il tempo del silenzio, non è più il tempo dell'indecisione, non è più il tempo di una sinistra che rivende alcune battaglie semplicemente perché c'è il momento dell'elezione, come se alcuni temi fossero semplicemente la cartina di tornasole alla ricerca di un voto che poi in realtà non si traduce in un'effettiva costruzione non solo di consenso ma anche di politiche vere e proprie che possano veramente fare del cambiamento la rivoluzione di cui abbiamo bisogno. Ecco, oggi è il momento del coraggio, il coraggio di urlare al mondo che noi non siamo più disposti, tra le altre cose, a tollerare il patriarcato, a tollerare la cancellazione dei diritti civili e sociali e non tolleriamo nemmeno più chi continua a dirci che diritti civili e diritti sociali sono in contrapposizione tra loro, perché vanno insieme di pari passo. Non siamo più disposti a tollerare l'austerity, non siamo più disposti a tollerare chi pensa che attraverso slogan propagandistici ci ripinano questa cosa della rivoluzione green e sostenibile. Siamo qui per lottare per una democrazia vera e piena, per i diritti di tutte e tutti, per l'ambiente e la rivoluzione ecologica, per un lavoro e un salario che siano giusti e dignitosi, per il fatto che la scuola deve essere pubblica, laica e aperta a tutte e a tutti, per un'Italia e un'Europa che siano unite, ma allo stesso tempo che riconoscano la differenza delle visioni e delle proposte, per ribadire appunto che la differenza è l'elemento centrale all'interno del quale noi andiamo a costruire la nostra proposta politica. E all'interno di questa proposta politica, all'interno di firmamento, noi abbiamo deciso di inserire anche ovviamente il punto dei diritti, della parità di genere, perché per noi questa è una strada attraverso la quale possiamo scrivere un'avanguardia di proposta politica per questo paese.
Perché non può esserci più, siamo stufi di questa politica che ci dice che le priorità sono altre. No, per una politica e per una classe politica che si prende sulle spalle la responsabilità di guidare un paese, queste sono priorità, perché riguardano la vita e la dignità quotidiana delle persone. E allora, se sabato scorso Bernie Sanders guardava i propri supporter e chiedeva loro di cercare intorno la diversità, e chiedeva: siete pronti a battervi per quella persona che neanche conoscete come vi battereste per voi stessi? Sì, la nostra risposta è sì, è stata sì in questi anni, perché un altro mondo è possibile. E allora, non ci fermiamo a firmamento, perché a noi piacciono le sfide complesse, quelle anche difficili. E allora, quel punto che io oggi vi porto e rappresento, lo facciamo crescere, forse lo facciamo esplodere in un vero senso della parola, perché noi oggi lanciamo un'altra grande e bellissima mobilitazione, quella con la quale chiediamo una strategia quadro contro l'odio e le discriminazioni, che non guardi solo agli aspetti punitivi, cioè all'inserimento all'interno del nostro ordinamento di quello che è un principio di non discriminazione, che prevede normalmente il fatto che se una cosa è vietata c'è una pena e quindi ovviamente c'è una sanzione. Ma noi chiediamo che all'interno di questa strategia ci sia un'impronta chiara di politiche d'uguaglianza che partano da tre elementi fondamentali, che sono il lavoro, la scuola e le politiche sociali. La nostra idea è quella che se da un lato della medaglia c'è la punizione per una sanzione, per un reato che si commette, dall'altra parte c'è la costruzione di un percorso di uguaglianza che metta al centro i diritti di tutte e tutti. Sarà un percorso difficile, difficilissimo, perché abbiamo deciso di scegliere un circuito che è quello di riferimento, che è quello inglese, dell'Equality Act. Un piano dove all'interno c'è appunto una prima parte che è normativa, tutta interna all'ordinamento giuridico, e dall'altra la proposta. Ma in fin dei conti questo è firmamento e questo è possibile. E allora apriremo questo percorso al contributo di tutte e tutti, a partire dalle associazioni con le quali in questi anni abbiamo lavorato. Metteremo insieme le proposte che in questi anni abbiamo raccolto, a partire dal livello territoriale. Cito la mozione comunale che riguardava la 194. Metteremo dentro questa strategia le campagne a cui abbiamo aderito, prima tra tutte quella di educare le differenze, le proposte di protocolli regionali da sviluppare insieme con le associazioni e con gli enti che si occupano di scuola e formazione. Metteremo dentro le nostre proposte, quelle che avevamo messo nel manifesto e che abbiamo messo a disposizione di ogni tornata elettorale, a partire per esempio quella della richiesta di una autorità garante contro le discriminazioni che sia finalmente libera e autonoma dalla politica. Lo faremo per tutte quelle soggettualità e quelle identità che in questi anni continuano ad essere ignorate. Lo faremo per le donne, italiane e migranti, e per quelle donne che sono italiane e migranti insieme, perché per esempio per veder riconosciuto il loro diritto all'interruzione di gravidanza, all'interruzione volontaria di gravidanza, devono percorrere centinaia di chilometri. Ecco, noi crediamo che sia inaccettabile che esistano delle donne che sono migranti all'interno del loro stesso paese. Lo faremo per la libertà di tutte e tutti di autodeterminarsi, a partire dalle persone trans e intersex, che meritano il riconoscimento che gli viene sempre sottratto, e soprattutto la libertà di definirsi per quello che sono, e senza passare dall'autorizzazione di persone terze, che siano medici o giudici. Lo faremo. Lo faremo per la libertà. Lo faremo per le famiglie, tutte le famiglie, per un sistema di adozioni che elimini qualsiasi tipo di barriera. Lo faremo per la responsabilità genitoriale, perché il nostro paese merita di arrivare in Europa, anche se ci siamo come paese fondatore. Lo faremo per combattere la disabilità come barriera, perché le persone disabili in questo paese non sono le categorie protette che noi dobbiamo inserire all'interno degli ambienti di lavoro quasi vivendola come un peso, sono fonte di ricchezza essenziale per il nostro paese e dobbiamo sconfiggere l'idea che le barriere sono prima quelle sociali e culturali, prima ancora di quelle architettoniche che ogni giorno vivono nelle nostre città.
Lo faremo in generale per tutte e tutti, per le persone discriminate, per le persone LGBT, per tutti quelli che in questi giorni sono stati picchiati, per quelli che hanno pensato al suicidio, per quelli che sono stati ammazzati di botte, perché per loro non abbiamo fatto abbastanza e questa responsabilità, io, è possibile, non la vuole più sulle proprie spalle. È per questo che noi oggi con coraggio diciamo che lanciamo il nostro Equality Act. Chiediamo un piano per l'uguaglianza, chiediamo politiche concrete, perché non basta quello che vediamo intorno a noi. Metteremo in moto una mobilitazione capillare, studieremo forme di comunicazione, cercheremo il contributo di tutte e tutti. E allora io vi chiedo appunto di manifestarvi oggi, di scrivermi, scriverci. Abbiamo una pagina, abbiamo la nostra email lgbt@possibile.com. Scriveteci, mandateci i contributi. Non siamo persone che possiamo conoscere tutti gli aspetti, ma vogliamo essere una proposta decisiva e dirompente in questo paese, perché ci siamo resi conto in questi anni, col lavoro che abbiamo fatto, che è stato faticoso, impegnativo, che siamo riusciti a convincere al di fuori di noi. E allora io per questo mi unisco e sono felice di far parte di questo gruppo, di far parte di questa squadra. Sono felice che si aprano momenti di formazione che guardino più al di fuori di noi che all'interno, perché noi siamo convinti che questa sia la battaglia politica che vogliamo portare avanti. Il nostro momento è ora, perché l'abbiamo visto quello che fanno i partiti al governo, quello che fanno anche i parlamentari in cerca di poltrona. Noi invece non abbiamo nulla da perdere, noi abbiamo la forza, il coraggio e la volontà di costruire un'alternativa. E allora guardiamoci intorno, come diceva Bernie Sanders e come lo accompagna Alexandra Ocasio-Cortez, guardiamoci intorno perché siamo tutti differenti, siamo tutti diversi, ma allo stesso tempo siamo tutti meritevoli della stessa libertà e della stessa uguaglianza. Facciamolo adesso, perché il momento è ora. Un altro mondo è possibile.